Ed eccoci qua, amici del Cabeça, ciao a tutti. Allora, purtroppo c'è un inizio e c'è una fine. E niente, i 3 giorni di Erez sono finiti, è andato tutto molto bene, ci siamo divertiti, 3 giorni stupendi, temperatura perfetta, ideale. Fortunatamente senza particolari problematiche, per cui è andata molto bene. Adesso andiamo a tamponarci, poi domattina carichiamo, rendiamo questa bella 500 da omosessuali. La rendi color bordeaux con interni bianchi e sedili scozzesi, più omosessuali si smora. E il nostro amico Gabriele. Oh, che scusa, merda. No, non puoi dire queste cose, perché che cazzo. Allora, porco, ma hai mollato? Beh, no, secondo me sono i campi. No, abbiamo avuto, hanno irrorato di merda. Vabbè, niente, stiamo facendo una discussione su ciò che... dicevamo che il nostro amico Gabriele, che lui invece di atterrare in Spagna con l'aereo, è atterrato in Portogallo ed è venuto fin qua a Erez con la macchina, perché non c'è molto, sono circa 300 km. Ci prende su anche noi per andare fino in Portogallo. Il problema non è tanto che ci prende su, il problema è che siamo una panda in tre e fin lì ci staremmo anche. Ma abbiamo anche 3 valigie. Ora, io ho una valigia piccola. Riccardo si è portato anche la cucina da campo, si è portato anche io. Ovvio, ovvio, come sempre, come sempre. Quindi abbiamo un po' di bagagli. Non lo so, vediamo, dovremmo starci dentro lo stesso, faremo il possibile per starci. Vi manderemo foto di della baracconata che stiamo facendo. Allora, niente, l'avventura spagnola finisce oggi. Peccato, è stato bellissimo, l'aspettavamo con tanta trepidazione. Mancate ovviamente sempre voi. Amici, certo. Gli altri, chi è rimasto a casa del nostro gruppo sa di cosa stiamo parlando, per cui io rinnovo l'invito e spero veramente che un giorno riusciamo a farci tutti insieme sta cazzo di trasferta, anche perché il tempo passa e io sono il più vecchio. No, c'è anche Gabriele. E gli anni abbondano. No, Gabriele è più vecchio di me però. Gabriele sì. No, sono un secondo più vecchio. Comunque, tengo duro, con la tiene duro, speriamo che prima di allora i vari Gabbo, Remigio, Filippo, Giacomino, il Gian, insomma tutti, la Serena, che anche lei sarebbe sempre ben accetta, nel senso che l'accettiamo, la fuma toc. Va bene, amici del Cabeça, vi salutiamo e ci colleghiamo domani per il viaggio che faremo. Erez della Frontera, Portimão. Portimão, ciao!